pizza. La pizza, semplice e poco costosa, è il pasto che riscuote più successo in molti paesi, ma la pizza ha i suoi lati negativi. Il suo gusto è dovuto al formaggio fuso, ricco però di calorie, una tentazione per chi è a dieta. Qualcuno ha pensato, perché non rendere la pizza meno calorica? Con buona pace dei puristi e di coloro che amano la buona tavola, scienziati che lavorano a un progetto europeo hanno immaginato un surrogato della mozzarella, prodotto con latte scremato con un tasso di grassi al 3%. Abbiamo creato un formaggio che contiene il 3% di grassi, prodotto grazie a colture batteriche appositamente studiate. Questo formaggio contiene pochi grassi e lo si vede perché la sua consistenza e il suo colore sono diversi da quelli della mozzarella. La textura e il colore del queso sono differenti da quello che siamo accostumati. Si potrebbe obiettare agli scienziati che se a Napoli la pizza è nata con la mozzarella ci sarà pure un buon motivo. E in effetti nel forno il surrogato non si comporta allo stesso modo, non si scioglie affatto. È molto più duro. Questo formaggio è molto più duro e non è semplice usarlo sulla pizza, perché non si scioglie allo stesso modo. Come aiutare questo formaggio a basso contenuto di grassi a sciogliersi meglio? Gli ingegneri hanno trovato una soluzione tecnologica al problema. Il formaggio viene grattugiato e le scaglie trasportate in una camera di nebulizzazione. Nel macchinario c'è un sistema di nebulizzazione che ricopre il formaggio con uno strato uniforme, donando quindi al prodotto finale una qualità omogenea. L'emulsione che va a rivestire il formaggio serve a farlo sciogliere, impossibile però sapere cosa contenga, nonostante i ricercatori sostengano che gli ingredienti siano tutti derivati del latte. È un composto molto semplice, ma non posso dirvi cosa sia perché è confidenziale, ma è tutto naturale. L'emulsione sarebbe a base di grassi contenuti nel latte. Si aggiunge una piccola percentuale di grassi al prodotto, perché il grasso corre solo sulla superficie, non serve sull'intero strato di formaggio. Per provare la differenza, i ricercatori hanno cosparso metà pizza con questo surrogato senza additivi e l'altra metà con lo stesso tipo di formaggio ricoperto però da questa emulsione segreta. Il formaggio non trattato è duro, scuro, bruciato, stopposo, mentre quello trattato è soffice, leggero e ha un bel aspetto. Ma l'aspetto forse non è tutto e di certo gli italiani a dieta preferiranno mangiare magari una pizza in meno, ma con la buona, cara, vecchia e insostituibile mozzarella. Grazie.